a trovare dei nostri amici, per esempio Silvia Nicchiaico, che ha la camera allarga, e c'è la nostra intraprendente Nicchiaico da Milano, che oggi tra l'altro doveva fare un servizio che salta per ragioni di tempo, che era andiamo a Rotoli della compagnia dialettale di Pavia. Sì. Ecco, ci scusiamo con la compagnia dialettale di Pavia, però avevamo ragioni di tempo. Come sapete, ci sono un sacco di cose nel programma di oggi. C'è quello sciagurato di Benigni che ci aspetta, ci sono delle robacce, c'è anche qualche colpo grosso. E con Silvia Ricchiari è arrivata una vostra vecchia conoscenza, e anche credo una vecchia conoscenza della polizia o delle polizie di tutta Italia, che è il Gasad, l'inventore dei Vuole gas. maledetto! Ecco, lo sapevo. Maledetto! Lo Lo sapevo. so che non vuoi più fare un'altra domenica per colpa nostra, ma No, noi ti perseguiteremo sempre! non la Ovunque! I spunterete. Gasat! Gruppo a sinistra dell'altra domenica! Non morrono! Non Guarda, mollano! Non ignobile molleranno mai! Gazzara. Anche se smettete! Ma non ci eravamo mica messi d'accordo che Noi tu avresti siamo qui! fatto questo. Ma Dio! guarda, Basta! oltre a Non fare il ci regista, comprerete! non ci Non ci comprerete. Vieni qui se hai il coraggio, rimani con noi se hai il comprerete! No! coraggio. Come fa Andy, fedele, il muto Andy, ecco che anche lui prevalebunt, sta prendendo. Andy, vieni. Allora, vabbè, ci sta aumentando il gruppettazzo, il drappello, e andiamo avanti con ci sarebbe un altro da aggiungere, ma purtroppo è soltanto nella lontana America. Come ha scritto il Time, Comic Genius, il talento comico, che Woody Allen. Woody Allen è riuscito a catturarla Isabella Rossellini con il suo sorriso e la sua prosopopea. Quindi ci colleghiamo adesso con New York, dove c'è Woody Allen e Isabella Rossellini. Una piccola cosa informativa, soprattutto in questo momento in cui è stato riconosciuto che Woody Allen è uno dei più grossi personaggi comici del mondo, uno dei più grandi talenti, insieme ad altri del nostro gruppo, però, naturalmente. A te Woody? Boh, non risponde giustamente. A te Allen? I giornali gli dedicano le Pazzo, copertine, i grazie. titoli parlano di È maturità pazzesco, e bellissimo. impegno, lo chiamano il genio della comicità. A Woody Allen gli si chiede di tutto, sulla vita, sulla morte, sui problemi sociali. È diventato il punto di riferimento morale, intellettuale e emotivo per molti americani, ma soprattutto per i newyorkesi, ai quali che si sentono rappresentati nei film di Woody Allen. Ed è proprio a New York che Woody Allen dedica il suo ultimo film, Manhattan. Scusate, c'è sempre un sacco di confusione, c'è tutta la gente che ha le radio accese, non c'è verso di farli tirare giù perché devono ascoltare il disco music sempre. Il film di Woody Allen, Manhattan, è la storia di Isaac, uno scrittore comico per televisioni, della sua ex moglie, interpretata da Meryl Streep, che, diventata lesbica, scrive un libro confessione sul loro matrimonio, ma siccome il personale è politico, bisogna stare zitti. Isaac ha anche un rapporto con una giovane ragazza, Tracy, interpretata da Mariel Hemingway, nipote dello scrittore, e con Diane Keaton, che sta anche col suo miglior amico, interpretato da Michael Murphy, che è sposato. Quindi il film nervoso rimane sempre, però questa volta il carattere di Woody è molto più sicuro di sé, è molto meno timido, conquista le donne, le porta a letto, ma i problemi cominciano da lì. Come fare a far durare un rapporto? In questo film non ci sono più quelle trovate surrealiste che c'erano negli altri film, tipo L'addormentato o Il dittatore di banana. Tutta la comicità è basata su situazioni completamente reali. Il film è romanticissimo, ha una musica di Gershwin ed è fotografato in bianco e nero da Gordon Willis, che era il direttore di fotografia dei due film del Padrino. La stampa ha sottolineato che una fotografia così sofisticata è molto poco comune in un film comico, dove le inquadrature sono spesso obbligate per sottolineare le battute, non so, i primi piani degli attori quando fanno le facce buffe. I finally had an orgasm and my doctor told me it was the wrong kind. You have the wrong kind? Really? I've I never had the guess. wrong kind, ever, ever. My worst one was right What's on the money. A Woody piace provarsi su tanti terreni, non vuole fare solo film comici, ma ha intenzione di continuare l'esperienza iniziata con Interiors e produrre altri film drammatici nei quali non vuole partecipare come attore, perché dice non gli interessa fare l'attore drammatico. Girare l'ultimo film non a colori, decisione singolare per cui non girano in bianco e nero da anni, neppure per la televisione, è stata una pura scelta stilistica. Gli piace fotografare a New York in bianco e nero. Inoltre gli sembrava appropriato per un film romantico e nostalgico come Manhattan, dove tutti i personaggi sono struggenti e commoventi nel loro tentativo disperato e spesso buffo di essere persone decenti.
nostalgic in black and white. James Monaco wrote about un critico ha detto: Ingmar Bergman con i suoi film ci fa capire i nostri tormenti, le nostre contraddizioni. Registi come Woody Allen, il comico Woody Allen, ci aiuta a vivere con essi. In un altro articolo c'è scritto che Allen ha dichiarato: se i miei film mettono in crisi anche una sola persona in più, mi sembra di aver fatto un buon lavoro. No, I think you joke. I don't agree with him at all. Woody non è assolutamente d'accordo con il critico che dice che i suoi film aiutano a vivere le persone con i propri problemi. E quello che ha detto sul mettere in crisi le persone era una battuta di spirito. Certo, però, dice Woody, che anche se uso l'umorismo e l'ironia, cerco di mettere le persone di fronte ai loro problemi, alle loro contraddizioni. Non voglio per niente solo divertirle e distrarle. So you feel that your film should make people a little uncomfortable? I mean, they have to. It's good if it does. That would be good. Yeah, that would be better than just distracting them like a television show. Yeah. But ciao. Questo è Woody Allen in esclusiva per l'altra domenica, suonatore egregio di clarinetto in un locale newyorkese. Ci colleghiamo ancora una volta con lo studio 7 per un attimo di silenzio, grazie, per incontrare l'amico Roberto. Roberto, sei lì? Io stavo dietro, ho detto non devo piangere perché sembra proprio studiato, no? Mentre pensavo così, piangere. Ma come mai? Perché Benigni? Ma che cosa? Lo so, no, noi capiamo che tu sei un animo sensibile. Guarda, questo ti fa onore, devo dire, Benigni. No, se per caso qualche volta abbiamo avuto qualche momento, eccetera, io devo dire che queste tue lacrime riscattano tutto un passato di critico cinematografico così. Non devo riscattare niente. Ma è questo proprio che non volevo arrivare. Perché ho detto adesso magari facendomi vedere piangere così. No, non t'abbassare, Benigni, perché fai così? Non... cerca di tenerti su, è un momento di felicità tutto sommato, perché... Lo so, per voi, ma per me è dura veramente, perché io sono uno che si attacca, sono uno che, guarda, senza... Non fare così adesso, Benigni, davanti a milioni di telespettatori, devo dire che questo ti fa onore. Non ce la faccio proprio, veramente. Tu piangi per lavoro. Invece, bravo, grazie di farmi sorridere un po'. Dai, dai, leva il fazzoletto, Benigni, che c'hai in mano, si intravede. Dai, Benigni. Dai, leva il fazzoletto, simbolicamente sventola quel fazzoletto per salutare i milioni e milioni di telespettatori che adesso si congedano da te. No, dai, no, Benigni. No, è un fazzoletto accio. Beh, perché non c'è niente di cui vergognarsi. Comunque, Benigni, adesso io devo purtroppo salutarti e credo che non poteva esserci il saluto più bello da parte di Roberto Benigni, di un saluto sincero. Di un saluto autentico, di un saluto fatto col cuore. Che è caduto? Benigni? Il fazzoletto... Che ha fatto rumore? Sì, perché l'ho portato pesante per... Il fazzoletto pesante. Benigni, che c'hai nella mano? Niente, ciao. Benigni, dai. Un ultimo saluto, un ultimo... Arrivederci. Benigni, cos'è in mano? Benigni! Benigni? Benigni? Benigni, che cosa hai in mano? A me mi è sembrata una cipolla. Benigni? Benigni? Voltati, per favore. Non mi fa urlare. Scusa. Fammi vedere che c'hai in mano, Benigni, scusa. Arbolino. Dai, Benigni,
Fammi vedere che cosa c'hai in mano. Dai, dai, solo è per sicurezza. È una cipolla. Benigni. Ma come la cipolla? Perché l'hai presa la cipolla? Benigni. Benigni, noi lo sappiamo a che serve la cipolla quando uno fa l'attore. Ma tu con questi sistemi vuoi andare? Non è inutile che alzi tanto la voce, sai? No, tu veramente la stai alzando. Perché tu con i tuoi. Quale mio? Benigni. I tuoi costi. Ma come noi pensavamo che tu per un attimo. Per un attimo cosa? Per un attimo faccio quello che mi pare, capito? Siccome urli tanto, sono 43 mesi che mi urli addosso e non riesco mai a parlare, te le voglio dire tutte, carissimo. Ma che vuoi dire, Benigni? Che cosa vuoi dire? Tu hai preso adesso. Io prendo quello che mi pare. No, tu non prendi quello che ti pare. Tu hai preso per i fondelli i telespettatori facendo credere di essere sinceramente commosso. E invece tu usavi un mezzuccio. Ma come si può essere commosso con un rospo come te? Perché se rospo a me. Ecco perché non mi sono commosso. Benigni. Lombrico. Lombrico tu. Che vuoi dire? Un verme strisciante come te. Ma sei verme strisciante. Che non è riuscito una sola volta. Imbecille costi. E non alzare la voce quando c'è. Benigni, guarda, non alzare la voce tu, eh. Non alzare la voce tu. Esci fuori dalla telecamera. Che non capisce niente così. Va bene, Benigni. Capito? Va bene, Benigni. Te sei solo capace di dire. Va bene. La linea. Va bene, Benigni. Vuol dire che dopo la trasmissione qui c'è un ricevimento. Mi dispiace per te, ma non ti invitiamo. Perché tu ci hai preso per il naso. Noi pensavamo nell'amicizia, noi siamo una comitiva così simpatica, come una grande famiglia. Noi adesso, dopo la trasmissione, facciamo il ricevimento con tutti i tecnici, lo studio, tutte le ragazze della trasmissione, tutti le sorelle bandiere in alta uniforme, vengono i carabinieri, i pompieri di servizio. Mi dispiace, ma non ti invitiamo. Scusa, Benigni. Arrivederci, ciao, grazie. E ci sentiamo, non lo so. Addio, Roberto Benigni. Ma fammici venire anche a me. Pronto, Albert. Che c'è questa festa? Poi non c'è niente da fare. Albre, dai, lo so che sei lì. Oh, ma anche l'ultima puntata fa così, ma sei proprio imbecille, ma lo sai che te sei proprio un rospo, veramente? Fa la festa con tutte le donne, ci sono le sorelle bandiera in pompa. Le sorelle bandiera in pompa, e allora vengo anch'io, dov'è? Dammi il dito, forse. Voglio il dito, qui sono le mele. Togliete la linea. Togliete l'imbecille, non vado via. Dammi l'indirizzo. Togliete la linea. Ci si fai venire una volta alla festa o no? Tanto lo trovo l'indirizzo, ma poi lo trovo, vedrai che lo trovo. Quanto è vero il signore che trovo l'indirizzo. Poi non mi interessa, tanto sa che i soldi. Ciao. E volevo presentarvi altri nostri collaboratori, che sono Giampiero Ricci, ricordate, il regista della Rinchiesta sul Riflusso, poi ha fatto le comiche, anche quelle molto strane. Manca Cesare Gigli, che salutiamo, ha avuto una piccola operazione cinema, adesso sta meglio, si è andato a fare delle pennellazioni. Quindi immaginate dove può aver avuto l'operazione. Ciao Cesare Gigli, ciao. E poi Fiorella Gentile, la nostra intrigante, la vispa Fiorella, sempre vestita scioccamente. Sì, tra te e Dario Salvatori vi scambiate i vestiti. Poi c'è Roberta Cadringer, ragazze, che è un'altra delle nostre registre insegna, l'astuta Cadringer. E c'è un altro che si nasconde sempre perché è di una timidezza straordinaria, autentica, che è Carmine, il nostro amico Carmine. C'è un Carmine, spero, nella vita di tutti voi, un amico col quale, un amico simpatico col quale dialogare, che vi è sempre vicino. Io ve lo auguro perché credo che sia importante per tutti. E stai qui, è là. Se ne va, è proprio timido. E noi adesso vogliamo salutare un'altra nostra amica. Speriamo che la retorica non ci prenda la mano, per Bacco, perché è un po' duro, vi assicuro che è un po' duro, anche perché si vedono altre facce amiche. Minà, vuoi venire pure tu, che hai lavorato con noi per tante settimane? Vieni qua, vedo Minà, ma ce ne sono altre, poi si aggiungeranno forse alla fine. E dicevo, che vogliamo fare? Una canzone? Olè, sono partiti i vostri medios. Ritornando alla loro messicanità. Ascoltate quanto sono messicani nelle voci. Le solite sorelle bandiera, intraprendenti. Tito, di acqua fresca, e tu cantaro di amore.
non è un applauso finto. Le sorelle bandiere, Los Remedios, Sparo di Mortaretti e Marenco da naturalmente in escandescenze. Che cos'è questo, caro? Sparo di Mortaretti? È il botto! Ecco, vabbè. Quanti anni, caro, siamo arrivati, quanti anni hai? 96! E ancora fa lo sparo di Mortaretti. Dunque, vogliamo salutare un'altra nostra amica che per alcuni mesi non è stata qui con noi per motivi di ordine strategico. È la signora Ida Lonigro, mamma d'Italia 1978-79. Ci colleghiamo ora con Bari, l'ultima volta in cui ci colleghiamo con Bari, per salutare la signora Ida. Allora, signora Ida, Bari, passatemi la linea, un attimo di silenzio che devo conversare con la signora. Figlio della pace! Signora Nigro! Che fa? Non lo so, signori! Che cosa è? Il Dio della pace mi ha mandato! Come l'ha mandato? È un avvenimento sensazionale anche per il motivo tra capo e collo, è il motivo anche per il quale non ci siamo visti più. Perché diciamolo al pubblico, la signora Ida Lonigro è in attesa di un lieto evento. Mi si è rovinato il profilo. Arrivederci, signori. Ed ecco, abbiamo salutato anche Ida Lonigro in questo stupendo ricordo e con lui, e ancora si aggiungono altri amici. Qui c'è Cassimo Rosetti, per molte settimane ha fatto i giochi più divertenti d'Italia, diciamolo, come ha suggerito l'Europeo. Con Carnevali e Zatta, che è qui, poi c'è anche il figlio, facciamo delle cose anche familiari, hanno collaborato Carnevali, e poi c'è il nostro operatore Salmi, che è bravissimo, le più belle operazioni, le più belle immagini, ma non vorrei dire anche quelle delle altre erano straordinarie, però è lui il più impavido, quello che ha fatto immersioni subacquee. Dove diavolo sei andato? Sul lago. Su un lago, dappertutto, quelle cose subacquee con zampa lì nelle montagne, ecco, sono state fatte da Sassi, sugli elicotteri. Poi c'è ancora Gianni Minà, che con noi è stato uno dei primi, ci ha portato fortuna, del resto l'aspetto del portafortuna ce l'ha. È stata una bella sfida la tua e quella di Ugo Porcelli, che non verrà mai qui, lo so. Che non verrà mai qui, ma questo io sono stato contento di aver lavorato con voi. A chiave di ecco, il produttore del programma, diciamo l'eminenza grigia, che poi grigia non lo è affatto, perché è splendente, si è chiuso perché è talmente timido che non vuole apparire in mezzo a noi, avendo trovato. Ragazzi, chi vedo ancora? Io vado, che ho il Gran Premio di Monte Carlo. Va bene, lui c'ha il Gran Premio di Monte Carlo, non ci fregate il tempo. E questa è Lalla, che è la nostra segretaria di redazione. Ci sarebbe anche Daniela Donato, che però è su in regia insieme con Rude Baldati. Flavia ha risposto, ha praticamente sgrovigliato i grovigli di telefonate, di lettere e di altre cose. Anzi, volevo pregare il pubblico, devo ricordare, ringraziandolo, devo pregare il pubblico di scusarmi in particolare. Abbiamo ricevuto migliaia di telefonate, di lettere, di telegrammi, di felicitazioni, sono tutti qui, ma tanti adesso, ma non per questa occasione, durante tutto il corso dell'anno. Non abbiamo risposto quasi a nessuno, tranne pochissimi fortunati, perché veramente alcune volte le nostre cose erano intasate e poi non avevamo il tempo per cercare di produrre questo programma, che lo si volesse o no dura comunque 2 ore settimanali, è una rivista vera e propria. Quindi ci scusiamo e ringraziamo tutti con un simbolo, una delle ultime lettere che ci è arrivata. C'è scritto da Milano Betty e un'altra simpatica amica che si chiama, come si chiama? Lalla lo saprebbe. Paola? Betty e Paola da Milano. Niente, ci salutano con una cartolina manifesto che dicono 27 maggio, ultima puntata dell'altra domenica, no buono. È una lettera che sintetizza un po' quelli che perlomeno i nostri amici pensano della fine dell'altra domenica. E noi, mentre il malinconico canto dei Los Remedios vorremmo invitare, si estingue, vorremmo invitare gli altri che hanno collaborato con noi, ma vedo che ci sono anche dei tecnici. Perché non venite? No, sono tutti molto timidi. Vedo ci sono troupe di ragazzi. Vergolani è lontano, naturalmente ce ne sono tanti. Comunque, va bene, con questa gazzara fatta da noi, da Los Remedios, e con un doveroso ringraziamento che noi dobbiamo fare veramente al Rude Baldazzi. Baldazzi, se potessi abbandonare la tua tavola di comando, la tua scialuppa, potresti anche scendere giù. Salvatore Baldazzi? No. E
ecco, casomai con Daniela, benissimo, e farti finalmente vedere in tutta la tua rudezza. Non chiedo la stessa cosa a Ugo Porcelli, che, come vi ho detto, ha reso possibile proprio la, praticamente la messa in onda ogni settimana dell'Altra Domenica, un programma fatto da non professionisti che miracolosamente poi diventavano professionisti quando era il caso di andare in onda. Dunque la sto facendo lunghissima, una sorta di comizio questo, e si conclude con le immagini dell'Altra Domenica. Io devo ringraziare il notaio, tutte le nostre amiche telefoniste, le ragazze che hanno risposto alle, che hanno risposto alle nostre cose, che adesso, che hanno risposto alle nostre telefonate, districandosi fra telefonatori di tutta Italia. Perché non venite qui? Anche il notaio, se potesse, Morosetti se n'è andato, e naturalmente anche ad alcuni altri tecnici che hanno collaborato più assiduamente degli altri, per esempio la nostra troupe, Romoletto, non vedo Romoletto, vabbè, niente, si sta rimpolpando qui. Silvia, non ti sei fatta vedere? No, no, non ti ho visto. Qualcuno si nasconde. Silvia Salvetti si è occupata della nostra, della musica leggera, con noi, è una funzionaria, non è abituata a stare al di qua del vetro. Salvatore, perché non ci inquadri? Non è abituata a stare al di qua del vetro, ma al di là. Comunque io la voglio ringraziare moltissimo, lei e Silvia Salvetti, che ha collaborato con noi. Salvatore non mi sente perché... E già cominciano ad arrivare, portati dall'inarrestabile Zampa, pasticcini e cose varie. Grazie Silvia. Ciao, grazie. Oh là, che c'è? C'è Blood of my blood. Andy mi dà un bacio, blood of my blood. Che significa sangue del mio sangue, dice Andy scherzosamente. La retorica fortunatamente non ci ha preso la mano, meno male, anche se inevitabilmente vi abbiamo detto delle cose. Salvatore, ci sono le ragazze dei telefoni, per favore, ce li puoi inquadrare con la 3? Salvatore, Rude Baldazzi. Ci senti, Salvatore? Ci sono qui le ragazze che hanno risposto per tante settimane, grazie a tutte. E il pubblico quest'anno è stato più generoso, no? Sì. Ecco, devo dire che appunto le prime telefonate che di alcuni telespettatori indignati ormai non si ripetono quasi più. Sembra di no. Sembra di no, vabbè, non è ancora accertato. Grazie molte a tutte. Benissimo. L'Altra Domenica si conclude, non sappiamo sinceramente se riprenderà, perché vorremmo lasciarvi un buon ricordo e temiamo fortissimamente di disturbarlo un prossimo anno. Voglio ringraziare tante persone che hanno collaborato con noi, voglio ringraziare la stampa che si è occupato moltissimo del nostro programma, più del normale, e per tutti il... Va bene, è inutile elencare i giornali. Voglio ricordare che appunto la televisione ha voluto, in questo caso, nel caso dell'Altra Domenica, fare anche un po' di pubblicità alla stampa, che lo merita, soprattutto quando è serena, e soprattutto la stampa quotidiana che va incoraggiata e che noi, devo dire, abbiamo cercato di incoraggiare. Ho piacere di dire, anche se questo è un po' retorico, che l'Altra Domenica, in questa gazzara infernale, è nata grazie a una serie di tante felicità e di amicizia fra noi e fra voi, che siete comunque il nostro pubblico. Grazie a tutti e arrivederci a chissà. Arrivederci, Salvatore Yamungen. Buon pomeriggio, sono le 14, come dice la legge può votare in questo momento solo chi sia ancora all'interno del seggio, in realtà è già l'ora del titolo di questa trasmissione, chi ha vinto, è già l'ora delle cifre, dei numeri, e se mi consentite una frase fatta, è l'ora della verità. A te Mario Pastore. Effettivamente io avevo chiesto alla regista Sibilla di riproporre in linea lo studio 3,
perché l'esigenza della sintesi, di fare in fretta, di presentare rapidamente tutto ciò che saremo in grado di fare e di dire, ebbene, sono in corso in una grossa gaffe col mio amico Arbore, non mi sono ricordato che vicino a me c'è anche Renzo Arbore. Ricordiamo che questa nostra trasmissione dovrà durare tante, tante ore. Nonostante gli ospiti che abbiamo qui con i quali potremo conversare, nonostante gli uomini politici che sentiremo qui attorno a questo tavolo, che sentiremo in collegamento con i partiti, nonostante il pubblico numeroso che è qui e che potrà interloquire, ci saranno delle ore, dei minuti, dei quarti d'ora che bisognerà riempire. Come riempirli se non con la fantasia di Renzo Arbore, il quale non mi ha detto quali sorprese ci riserva. Io spero che ci riservi qualcosa di interessante. Lo spero anch'io, perché in questi momenti di solito appunto si dice lo spettacolo nasce un po' così. In realtà lo spettacolo nasce un po' così perché è uno spettacolo programmabile, questo di chi ha vinto. Noi contiamo in linea di massima di trasmettere il cosiddetto il meglio tra il meglio della Rete 2, non il meglio del meglio. Rete 2 si intende Rete 2 spettacolo, perché il meglio del meglio dovrebbe comprendere anche delle opere importanti che la Rete 2 ha fatto nel corso dei suoi anni di vita, cioè Padrone, tanto per citarne una, oppure Cristo si è fermato deboli, oppure I quattro modi di morire in versi, che sarebbe un po' dura trasmettere oggi in questo clima elettorale, eccetera, oppure per esempio la Rete 2 ha proprio l'altro ieri, credo, conquistato il premio Rizzoli Opera Prima per merito di Faliero Rosati con un bellissimo film che si chiama Morte di un operatore. Quindi noi invece abbiamo scelto soltanto delle cose dello spettacolo leggero della Rete 2, quindi vedremo dei pezzi di Onda Libera, per esempio, uno spettacolo che è andato in onda e poi non se ne è più sentito parlare, da dove ho ripescato il mio amico Roberto Benigni. Poi rivedremo dei pezzi di uno spettacolo di Walter Chiari e Vittorio Caprioli, qualche cartone animato di gran successo, ancora vedremo per esempio qualche serie importante comprata qua e là, tipo Benny Hill o Caro Papà, poi un pezzettino di Strix, che comunque è stato un programma molto originale, seppur discusso, poi vedremo alcuni pezzettini della Candid Camera, uno spettacolo che rimane ineguagliato perché mai più realizzato, e poi un pezzettino della Granduchessa dei Camerieri, credo un po' del Circo di Mosca, insomma una sintesi, voglio essere brevissimo, di quello che la Rete 2 ha trasmesso di spettacolo leggero nel corso di questi anni. Naturalmente avremo una funzione un po' di tappabuchi, qui io devo dire che personalmente mi sento un po' come Pierino, perché tra tante persone importanti e tra tanti cittadini serissimi e illustri, io così dover sostenere il ruolo. Sì, ecco. Dimmi Sibilla. Renzo, perdonami. Dobbiamo tanto ho finito, perfetto. Perdonami, tu hai già capito lo spirito di questa trasmissione. Il programma sta diventando sempre più quello che vorrebbe essere, perlomeno da parte così di noi dello spettacolo, questa cosa un po' di happening, un po' di improvvisato qua per qua. Adesso stavamo parlando perché noi facciamo questi inserti, qual è stato il criterio della Rete 2, del TG2 nel confezionare un programma siffatto rispetto ad altri programmi. Difficile collaborazione, dice Mario Pastore. No, e noi abbiamo voluto appunto scegliere un po' tra il meglio, non fare, non dare quest'aria festaiola soltanto alle elezioni. Aiutami Pastore, perché io non vorrei fare delle gaffe, ma credo che l'intento della Rete 2, lo sto spiegando anche ai nostri amici giornalisti qui, non è proprio quello di fare uno spettacolo soltanto d'evasione o comunque di felice attesa, eccetera. No, la tua funzione è di riempire. La mia funzione è proprio quella di tappabuchi, vabbè. No, ma dico anche un po' così della Rete del giornale, di fare un programma soprattutto informativo, e devo dire che trovo che sia felicissima l'idea da parte vostra quella di aprire ai cittadini, finalmente parlare. Subito dopo quello che impropriamente forse questa sera chiamiamo il telegiornale, ci sarà un break un po' più lungo, un break di spettacolo che probabilmente sarà ugualmente qualche volta interrotto se interverranno dei risultati nuovi e interessanti. E per quanto riguarda questo spettacolo, non sono io che vi devo dire che cosa ci sarà, ma vado da Renzo, il quale Renzo prima mi ha detto una bugia. Sì, ma non ve lo... Mi hai detto una bugia e mi hai detto che il famosissimo Andy non sarebbe venuto, no. Invece lo vedo qui. Eh sì, ma è venuto inesperato, cioè io avevo buttato questo, lanciato questo messaggio, credo, a tua madre, a your mother. Yes. Risponde. Senti, ma mi vuoi finalmente qui in questa sede, fuori dalla tua altra domenica, sì. Rivelare al nostro pubblico in questo momento un po' di pause, di allegria, questa storia di ma Andy. Questo Andy, l'italiano, lo sa? L'italiano lo parla benissimo, bisogna dire la verità. Allora, spiegami. Io sono venuto per sapere chi ha segnato, dopodiché... Lui vuole sapere chi ha segnato, no, mi ha chiesto. Io avevo timore che è difficilissimo spiegarlo proprio così, in termini calcistici.
Chi ha segnato? Io temevo prima che quando si è seduto accanto ad autorevolissimi colleghi, sì. Quando si è seduto accanto ad autorevolissimi colleghi, ho temuto per un momento che Sibilla, il nostro regista, impazzisse e me lo facesse piacere di vedere vicino a Gambino, vicino a Vittorio Corresio, vicino a Ferrara, eccetera. Ecco, lascio la parola a te perché però devo dire, era divertente già vedere Andy che parlava con alcuni intellettuali, proprio Gambino ed altri qui che si aggiravano con un gruppetto che si sta formando qui, perché stiamo meditando seriamente di fare anche qualche cosa noi in politica, visto che le cose non sono poi tanto cambiate, forse potremmo velleitariamente avere delle ambizioni. Ma allora, ti lascio, io mi ritiro in buon ordine. No, ma io vi chiedo subito la linea, perché devo dire soltanto pochissime cose, soltanto che ci sarà un blocco di spettacolo, uno spettacolo formato da molti spettacoli della Rete 2, già collaudati, già visti, andiamo sul sicuro. Quindi. Renzo? Dimmi. Dei Dennis nessuna notizia? No, i Dennis non si sono visti qua, credo che stiano girando qui per l'altra campana. Ti ringrazio molto, scusami. Sì, questi Dennis stranissimi che sono il mistero, il fatto nazionale di cui si parla. Siccome tu sei un uomo internazionale, pensavo che fossero arrivati anche a te. Lo so, purtroppo non siamo informati. Ma me ne promette che dopo questi Dennis qualche cosa spiegherai? Sì, spiegheremo chi sono questi Dennis, è un fatto fondamentale. Allora, non puoi spiegare a Andy chi ha segnato, insomma. Spiego, vediamo, perché adesso è difficile compromettere. Nei guai. La DC non ha segnato. No, momento. Il PC non ha segnato. Il PC non ha segnato. Ha segnato finora. L'arbitro. Ha segnato l'arbitro, cioè il corpo Luigi Alpiano ha segnato. Chi? È un amico mio di Napoli. Allora no, adesso io veramente me ne vado. Vabbè. Spiega che cosa accade. Ci sarà nel tuo spettacolo. Sì, ma ciao. Ci sarà appunto un blocco di spettacolo formato da tanti spettacoli della Rete 2, quindi già collaudati, come dicevo. Poi improvviseremo delle cose, credo, con Andy e con qualcuno che vorrà venire, perché molti hanno dichiarato forfè e quindi non riescono, alcuni sono abbattuti per i risultati elettorali, perché noi abbiamo naturalmente degli amici che si occupano di politica, non quelli che. E quindi alcuni sono abbattuti, altri stanno costernati, quindi non sappiamo chi verrà. Comunque in qualche maniera ce la caveremo. E noi possiamo cominciare con il nostro spettacolo. Sì, poi vi presenterò degli ospiti, ma io non li chiamerei ospiti, come ho detto, soltanto degli amici della rete che sono venuti a farci compagnia. E sono venuti a farci più che compagnia, proprio da buttafuori dei loro stessi programmi, quindi delle loro stesse realizzazioni. Uno dei quali, però, di questi amici, è lontano da Roma. No, sta a Milano e si tratta di Dario Fo. Come sapete, Dario Fo è stato un recupero della televisione attraverso la Rete 2, importantissimo. Uno dei programmi che ha fatto più parlare, credo, proprio la stampa soprattutto, ma anche il pubblico. Ricordate Mistero Buffo, che è uno dei capolavori di Dario Fo. Dario Fo ci aspetta in linea da Milano. Niente, adesso noi riproporremo un pezzo di questo bellissimo lavoro teatrale, Il Mistero Buffo, e in particolare La fame dello Zanni. Però se Fo ci sente, vorremmo parlare, fare due chiacchiere con lui. Ci senti e ci certo, vedi benissimo. Fo? Ecco qua. Eccolo. Stavo quasi per dire buon anno, perché sì, sembra proprio la festa del buon anno. Tutti sono contenti, felici, le elezioni sono andate bene per tutti e veramente tutti sono soddisfatti, quasi, ecco. Sì. Siamo infatti qui pronti con lo champagne, anche se nessuno di noi ha vinto. Ecco. Oppure chissà. Senti, noi ci chiedevamo prima se tu potevi darci un quadro, ma adesso non vorremmo protrarre il dibattito sulle elezioni, un quadro dei risultati elettorali, così come potresti farlo tu. Per esempio, sì, utilizzando quel tuo fantastico linguaggio, che poi non è solo tuo, ma che per esempio utilizza anche il nostro Gigi Proietti, che è il gramelò, cioè certo, quel linguaggio fatto ad imitazione di molti altri linguaggi, però senza essere un linguaggio, diciamo, imitativo vero e proprio. Ecco, cercherò di farlo in chiave politica, ricordandomi nell'orecchio tutti quei discorsi che ho sentito tutto il pomeriggio. Ecco, comincio. E per quanto riguarda queste ultime votazioni, devo dire che non c'è ancora questione di teatro del processo anche dopo, nel senso che, vabbè, credevano che degli altri volevano che noi processessimo, ma che quando a un certo punto noi condividiamo che, certo, noi non pensavamo assolutamente di vincere, anzi che quasi quasi la perdita era quasi quasi, ma gli altri soprattutto hanno determinato nella loro funzione e nella funzione originale quasi per tempo, devo dire che l'assicurazione è tale per cui se non diamo degli altri, io ringrazio gli elettori senz'altro. Ecco, questo brevemente. Questa è praticamente una sintesi vista da Dario Fo di quello che si è visto anche fino a poco fa. Adesso intanto rivediamo con Sidney, che ha uno dei più bei sorrisi della RAI, Radio Televisione Italiana, nonché americana, perché sei americana tu, no? Sono americana, sì. Certo, per chi hai votato? Io non posso dire. Ah, me, allora hai votato in Italia? È segreto. Ah, no, io speravo che tu dicessi democratico o repubblicano, cioè che votavi negli Stati Uniti. No, invece tu hai votato in Italia.
E quindi, vabbè, scusa l'imbarazzo. Adesso vuoi parlare di politica? È un po' imbarazzante, sì. No. È meglio, meglio sentire la canzone del tuo spettacolo. Allora, la rimandiamo in onda. Ok. No. No, mi dicono di andare avanti, chissà perché. Perché qualche cosa, devo continuare a parlare, perché qualcosa non va. Allora, niente, avete visto qui, sotto di me, soltanto in senso simbolico, Enzo Tortora, con una primizia, naturalmente. Che Enzo, che naturalmente ama, credo, così piacere alle famiglie, alle sane famiglie italiane, mi ha detto lui, dici, dimmi delle cose simili, per piacere ancora di più, si è portato la diletta figliola, no? Devo dire, è diletta, parola molto aulica, una... È mia figlia che si chiama Gaia e che stasera è incantata a vedere questo mondo meraviglioso per lei come per tutti i bambini. Ha conosciuto Andy, ha conosciuto te, mi ha anche detto che ti preferisce in televisione, ma comunque è vero o no? Sì, sì, sai, vedere, ho i brufoli, ho l'acne giovanile. E poi questa storia della sana famiglia, io non ho mai detto la sana famiglia. Portobello è stata una trasmissione, ecco, io pensavo, mentre quegli autorevoli signori parlavano di cifre, distillavano frazioni, rosicchiavano percentuali, ha avuto un indice di gradimento che avrebbe inorgoglito uno di quei signori, probabilmente al di là del lecito, ma io ho il senso del limite e della misura. E Portobello ha toccato misteriosamente, non so se tutte sane fossero le famiglie, ma la gente che lavora, la gente che va in ufficio, di cui io sentivo parlare in questa trasmissione la mattina dopo in autobus. Devo dire, mi ha fatto piacere. Senti, forse io... non eravamo molto alla page. No, io faccio un po' l'avvocato del diavolo, ma forse non ha toccato la gente. C'è stato qualcuno che, niente di grave, non ha toccato la gente perché qualche volta così indulgeva su personaggi che avevano un po' di patetico, che comunque... ecco, hanno parlato di come amici, certa letteratura sì. O come certa stampa. Ma d'altronde vedi, scusa, bisogna fare una scelta. O si scelgono i superciliosi, la critica con la puzza sotto il naso, o si sceglie la gente. Io ho scelto la gente e penso che sia una scelta che ogni professionista deve fare. Perfetto. E poi hai scelto di avere una bellissima figlia come Gaia. Gaia, tu che vuoi dire? Ti stai divertendo o no? Che cosa ti incuriosisce? Ma tu non sei mai andata a Portobello? No. Mai? Papà non ti ha mai portato? No, ma per la verità è la prima volta, è la sua prima uscita in TV. È il debutto in TV. Va bene, ciao. Allora noi adesso mettiamo questa canzone di Sidney Rome, perché si vede che prima c'era qualche piccolo intoppo tecnico per cui non andava. Ciao, scusa per la domanda sulla politica, io credevo che tu avessi votato in America. Dopo me lo spiega, mi dice chi, per chi ha votato Sidney Rome, lo riferiremo. Mi avete passato una dichiarazione mia, della Bonino e di Faber, con 2 ore di ritardo, una dichiarazione rilasciata alle 17.15 sulle prime proiezioni del Senato, l'avete passata alle 19.30, l'avete passata, quando già si avevano le proiezioni ultime della demoscopia della Doxa sulla Camera. Io credo anche... che anche professionalmente questo sia un dato di scorrettezza gravissima. Io non accetto giudizi, ecco, professionali, io accetto, da lei, glielo do, è chiaro, da giornalista, è chiaro, glielo do, voi da dovete giornalista, smetterla glielo di giudicare, pastore, i giornalisti, glielo do da giornalista, credendo di glielo essere non in solo parte da politico, ma da giornalista. È chiaro questo? È chiaro? E comunque avete inondato se i telegiornali. Se lei dà i numeri, c'è anche qualcuno che è in grado di replicarle. No. Giudizi professionali da lei, io non ne accetto. Lei non e prego la regia di passare allo spettacolo per divertire un po' in altro modo i nostri ascoltatori. Dunque, è stato un applauso tutto... Tutto quanto fa spettacolo, adesso è un po' duro risalire la corrente qui, però non è duro, visto che abbiamo l'amico Gigi Proietti, che così era venuto con intenzioni bellicose di fare, sì, volevamo fare alcune cose. Che ormai che vuoi fare? E invece facciamo vedere un brano di A me gli occhi please, che è questo grande successo. Beh, ma è l'unica, poi oltretutto è ancora così vivo, io sono venuto adesso, torno adesso da una tournée nella quale ancora ho riproposto A me gli occhi please, che è uno spettacolo eterno, anzi lo rivedo anche volentieri un pezzo. Sì, ma diciamolo a tutti, al grosso pubblico televisivo di questo lunedì sera, cioè A me gli occhi please è uno spettacolo nel quale tu facevi tutto da solo assolutamente, sì, e dove praticamente hai fatto anche i tuoi armarcord personali. Sì, un po' c'era dentro un po' di un pizzico anche di malinconia, no?
E a proposito di Armacord, io ho saputo una cosa che adesso... Armacord, perché Armacord? No, no, Armacord, ma io purtroppo non sono romagnolo, ho detto anche un purtroppo perché avrei voluto esserlo, perché ho un debole per la terra di Roma. Ma dico che voi appunto fate, o perlomeno il duo Proietti Gigi Magni, che prego di venire qui... Ma non adesso, no? Sì, certo, vorresti, sarebbe stato molto bello farlo adesso, ma ci sono dei motivi tecnici per i quali non si può fare. Gigi Magni, regista e egregio della filmografia italiana, non so, cambiano sempre le telecamere, i posti delle telecamere, anche perché quella si sta assestando la situazione di prima, ecco. Allora, dicevo, Gigi Magni, regista di Nell'anno del Signore e di In nome del Papa Re, un grande successo recente, va bene, nonché futuro regista ed è Arrivano i bersaglieri. Arrivano i bersaglieri, sceglie sempre la tematica romana, la tematica, come dire... Municipale. Ecco, municipale. Ha una passione segreta che poi coltiva con Gigi Proietti, cioè bazzica i sottofondi, i bassi fondi romani. Se ci sentono. Sì. No, sto scherzando, ma insomma, quello che resta dei piano bars... notare il plurale, oppure dei locali notturni un po' retro, un po' demodé, per andare a cantare e a ripescare le canzoni del passato. Nell'ora però di Duke Ellington, quando è vuoto, quando non c'è più nessuno. Quando non c'è più nessuno, però tu hai fatto un nome di Duke Ellington, la gente potrebbe pensare che voi cantate canzoni di Duke Ellington come In a Sentimental Mood, no, Solitude, no. Ma che? Loro cantano? Cantiamo tutto. No, no, anche qua, anche qui, c'è anche un po' di velleità. Però, cantiamo tutto. Voi andate... Non vuole essere una proposta, però. A Roma si dice, voi andate sul trucido, diciamo la verità. No, sì. No, più che sul trucido, sì. No, sullo sgangherato, no, proprio senza orrore di noi stessi. Ecco, sullo sgangherato, quindi potrebbe essere un piccolo segnale di un certo tipo di musica che potrebbe tornare o venire, cioè la musica sgangherata, per me sarebbe un gran divertimento perché ho uno stesso tipo di passione, cioè per esempio canzoni come Manuela. Beh, quello è il nostro classico, adesso non è... Sì. Forse non è il come cazzo, fanno i versi, no. Giusto, perché Gigi Magni, tra l'altro... Lui la recita. Gli hanno detto che è la più bella di Barcellona. Ah, no, già. L'han vista gettare lo scialle giù nella rete. Olè. Poi lui continua e dice: sì. Borgheggio così andaluso, da quando l'ha messa in pena la catalana, singhiozza la sua chitarra a chiarli. Ecco, questa è una delle canzoni. E quindi poi Manuela sul raso turchino dei sogni. C'è diciamo razzo, Manuela, perché era una piccola deformazione. Sul razzo, alla memoria. Ha una memoria voluta. La memoria storica. Sì. Della... Peccato che non sia questa l'occasione di cantare questo tipo di canzoni, no, che sarebbe stato molto divertente cantare, perché era un ripescaggio. Poi ce ne sono altri di cavalli di battaglia. Non è che ne farei un dramma di quello che è successo. No, assolutamente no. Anzi, per carità, siamo sempre. Fossero tutte così, le tribune elettorali, sarebbe. Poi io direi che Gigi Magni, tra l'altro, la gente non sa che a parte un cultore conosce tutte le canzoni da che anno a che anno, le canzoni pubblicate in Italia. Abbiamo una campagna elettorale. No, vabbè, no, da che anno a che anno? No, perché è un aspetto inedito della tua personalità. Diciamo lei. Ecco, tutte le canzoni del lei. Di Radiofonica. Senza finisco, averne fatto parte. Beh, no. E finisco con Solo me ne va per la città, che è una canzone, diciamo, è un momento. Certo, in dominio. Sì. Sì. Che però. E adesso noi però vi ringraziamo moltissimo. Scusate se appunto non abbiamo potuto organizzare qua per qua questo tipo di esibizione. Un po' sullo squallido, sul sgangherato. Noi adesso andiamo. Nella certezza che il sonno che sembra aver definitivamente colpito Andy non abbia invece neppure sfiorato Renzo Arbore, provo a collegarmi con lui. A te, Renzo. Sì, con un ultimo guizzo. C'è Andy che ormai è ceduto completamente alla stanchezza e ai risultati, eccetera. Del resto io non riesco a togliermelo da vicino, si è ormai abbarbicato come una cozza, però piacevolissima. E dunque io ho beccato un ospite, potrei dire un ospite d'onore, se non l'aveste visto durante tutto l'arco di questa puntata. Mario Pastore, le conclusioni per noi che abbiamo fatto questo lavoro insieme con Moretti dalle 14 alle 2 di notte e 15, quindi è stata una lunghissima kermesse. Quindi le conclusioni di questa tornata
diciamo, elettorale, ma non le conclusioni politiche, quelle così dal punto di vista, diciamo, dello spettacolo, anche dello spettacolo tuo. Diciamo pure che non è una sceneggiata, io ero veramente venuto a salutare. Due e un quarto veramente, ero veramente venuto per salutarvi e ringraziarvi, e Zeffri è sceso e mi ha detto no, fate una conclusione insieme, forse è anche giusto. Che cosa abbiamo cercato di fare? Abbiamo cercato di svolgere una funzione civile e di fare i giornalisti, noi, dare delle notizie. Possiamo riepilogare perché io... Abbiamo cercato di, insieme con le informazioni, quindi con i dati, di far capire alla gente, di riferire il significato attraverso opinione di colleghi autorevoli e anche di protagonisti politici. E insieme con te, forse per la prima volta, questa collaborazione fra il TG2 e la Rete2, che sono cose tante volte lontane e diverse, io credo che siamo riusciti anche ad avere quei momenti di relax, di pausa e di divertimento che forse erano necessari. E adesso noi lasciamo la conclusione invece dello spettacolo alle, non alle sorelle bandiera, ma a tre singolari sorelle bandiera, delle quali si è abbondantemente parlato nel corso di questa giornata elettorale. Le rivedrete da un'altra domenica, il cartone animato è stato realizzato da un certo Manuri che è bravissimo. Rivediamo questa piccola sequenza. Non sappiamo se sarà emblematica della situazione futura. Dura qua colorirlo, ma guarda come sono stizzose, voglio dire stizzosi, e questo si sapeva. E vabbè, si conclude così e adesso noi ridiamo la linea al 310 salutandovi e a una prossima volta, grazie e arrivederci per averci seguito fin qui. Gli anni dell'altra domenica erano anni spensierati per noi, ma non per gli italiani, perché erano i cosiddetti anni di piombo. Erano anni dove succedeva di tutto. Naturalmente noi eravamo tentati di fare un po' di satira politica, di satira, però erano anni pericolosi anche per la satira. C'era questa moda della sinistra, sulla quale Marenco aveva scherzato molto, eccetera. E noi ci inventammo un marchio che era il Gasad, Guppi a sinistra dell'altra domenica. I due autori dei Gasad erano Maurizio Nichetti e Guido Manuli. Erano due inventori. Maurizio Nichetti era un grande regista, naturalmente. Manuli era un vignettista straordinario, importante, che avevano già inventato altre cose, e quindi furono incaricati di fare un po' di satira politica con le vignette. Un film musicale, questo provino oggi noi siamo orgogliosi di poterlo presentare alla televisione italiana. Ecco, vediamo Berlinguer entrare negli studi cinematografici. E l'altra domenica ebbe naturalmente anche qualche seguito così, insomma,
fummo invitati, alcuni di noi protagonisti, in alcune trasmissioni, in una diretta elettorale con Mario Pastore, dove c'era Gigi Proietti, Enzo Tortora, Mario Fo da lontano. Insomma, per la prima volta ci fu un'escursione di alcuni dello spettacolo nel mondo della politica. Allora non era assolutamente mai successo, credo, fu uno dei primi a fare questa roba qua. Quindi, e poi l'altra domenica aveva un gusto particolare per il proibito, cioè quello che non si poteva fare. Laddove tutti dicevano ma non si può, noi dicevamo si può. Questo era lo slogan. E infatti il primo seno nudo lo fece vedere François Rivière dalle Paradis Latin a Parigi e altre cosette varie, eccetera. Poi addirittura nella puntata una tantum finale facemmo vedere innanzitutto l'inno del corpo sciolto cantato da Roberto Benigni. È questo l'inno o del corpo sciolto, lo può cantare solo chi caca di molto. Era la prima volta che effettivamente una canzone così curiosa, l'inno del corpo sciolto, insomma, si cantava in televisione. Naturalmente le critiche il giorno dopo furono formidabili, alcuni ci accusarono di volgarità, eccetera, invece praticamente non lo erano affatto, figuriamoci se Benigni volgari. E quindi, e poi facemmo anche, dopo un finto spogliarello di Andy, facemmo anche delle cose curiose di cartoni animati proibiti che c'erano arrivati dalla Francia, che erano assolutamente inediti nella televisione di allora. Adesso fanno sorridere. È l'altra domenica proibito che inizia in questo momento. Buono, buono chi lo sa. Non così buono forse come promesso. Abbiamo fatto quello che abbiamo potuto. Vedremo se arriveremo a mezzanotte. Buono. Andy, tu dici buono solamente quando vedi certi colori. Buono. Scoprite anche voi. Buono. Buono. Il dorato mondo dell'altra domenica proibito. Buono. Che vi accompagnerà fino all'ora del sonno. Fino a quando Morfeo vi abbraccerà con la sua grande o piccola ala. Sì, le luci sono soffuse qui nello studio 4 e noi ci sentiamo finalmente più rilassati. Sapete perché? Perché sappiamo che siete di meno, che sono andati a letto tanti bambini, che tante mamme sono andate a letto forse pensando che si sarebbero scandalizzate, tanto di quel pubblico per bene che noi amiamo, per carità, anche, ma temiamo anche un po'. Eravamo forse prima un po' tesi, Andy, alcuni esperimenti non sono riusciti, e su questo tenue motivetto di Otto Barnelli in versione, non direi sexy, perché in realtà di sexy non c'è niente in questi due ragazzotti della Vestfalia, ma in versione lusso, perché questa volta li abbiamo ripuliti, come si dice. Ecco, noi potremmo iniziare con la visione di uno spettacolo che l'altra domenica ha il piacere di invitarvi a vedere insieme a noi. Si tratta, e non poteva non essere, se non Parigi. È chiaro che a Parigi è iniziato il male del mondo, questa città così scollacciata che malgrado abbia una tradizione così illustre non vuole rinunciare ad essere la capitale di certi costumi. Comunque a Parigi c'è un locale tra i più peccaminosi che si chiama il Paradis Latin, il paradiso latino. Col latino non c'ha proprio niente a che fare, ma sono latine probabilmente le bellezze muliebri che si vedono, si contemplano in questo locale. Non è uno striptease come tanti si aspettano di noi, non vi trasmettiamo questa robaccia
a certe volte così, e poi così, che avvilisce così la personalità delle donne, per carità. Noi vi trasmettiamo uno spettacolo tradizionale del Paradis Latin a Parigi. Vediamo se François Rivière è in agguato e se possono partire le immagini dallo studio. Caro Lorenzo, eccola. Che ti piacerebbe essere qui al posto mio, al Paradis Latin? Dico la verità, ma sì. Ma ci sto io. Però vedrai pure tu un pezzo dello spettacolo in un attimo. Spettacolo nuovo presentato sempre da Jean-Marie Rivière, l'uomo orchestra del Paradis Latin. Si chiama Rivière, ma non ha niente a che vedere con la mia famiglia. Sì, è che omonimo. Pure tu sei una Rivière. Poi, nuova rivista, dunque, nuova vedette, si chiama Irma Vos, è una donna stupenda e tante cose favolose. Vabbè, ma lo spettacolo sta per incominciare, allora ciao. Appunto, dicevo, vediamo un po'. Buono. Quindi tu non fa tanto spiritoso, perché tu sai che cosa ti aspetta. What's up? Wait for you. What? Do your job. Buono! Ecco, venuto dal cielo dunque Jean-Marie Rivière, l'uomo orchestra, come lo dicevo. Anche lui. È quello che ha concepito e che dirige la nuova rivista del Paradis Latin. Non buono. La scena di Grease. Devo dire migliorata. Andy, troppo entusiasmo. Hai rovinato l'atmosfera. Ma guarda tu. Buono! Tu ci stai inguaiando il programma. State zitto, be quiet. Ah, buono! Andy.
No, no buono. Un po' fotendone. Ecco. Beh. Questa stupenda ragazza è dunque la nuova star del Paradis Latin e si chiama Irma Wurst. Appetizing young love for sale. Love that's fresh and still unspoiled. Love that's fresh and slightly soiled. Prepare to pay the price for a trip to paradise. Love for sale. Se siete sensibili, non guardare veramente. Passi chi appare. È buono. Be quiet, Parigi, mentre Mangarotto e Barnelli sono affascinati da questo spettacolo. È la solita maniera di maltrattare le donne che io non... Poteva mancare il gustoso accenno al sadismo, un po' al mondo dei vampiri. Finale del Paradis Latin. Ed ecco il finale dello spettacolo. Certo, avete visto soltanto qualche estratto. Vabbè. Ma se per caso vi fermate a Parigi, passate per Parigi e venite al Paradis Latin, perché lo spettacolo è veramente stupendo. Troppo caro, noi ci da Parigi. Ciao a tutti, tanti baci e alla settimana prossima. Ciao. Ciao Françoise, noi ci contentiamo di quello che abbiamo visto, anche perché è gratis. Buono. Abbiamo fatto risparmiare pure qualche franco francese ai nostri conterranei. Sei contento? Buono. E svaniscono le immagini chiudendosi il sipario del Paradis Latin, ecco, da Parigi, mentre noi attendiamo, facciamo un altro collegamento, ahimè, con lo Studio 7, dove ci attende ancora una volta il critico Roberto Benigni in una nuova veste. È una veste insolita per un critico, per un intellettuale, e speriamo che il collegamento sia pronto al più presto, perché in realtà vi spiegherà meglio lui di che si tratta. Noi non sappiamo bene, ci ha detto che ci avrebbe riservato una sorpresa. Benigni? Sipario. Come? Sipario. Sipario? Niente, non... Aprilo tu, scusa Benigni, c'è un piccolo impasse. Sì, c'è un piccolo impasse. Sei pronto? Sì. Ecco Benigni, è il tuo momento.
Finalmente tu, che sei stato uno dei più rivoluzionari artisti della RAI, oppure insomma della televisione, eccetera. Marcio Domenica proibito! Ecco, puoi fare quello che vuoi. Ti diamo il microfono, a quest'ora ci vedono, tu lo sai, ci vedono in pochi, non ci, ci vedono tutti adulti, no? I bambini sono andati a dormire. Sei pronto? Sì. Ecco. Allora, Benigni, noi sappiamo che tu per questa edizione così particolare dell'altra domenica proibito a quest'ora, di notte, oserei dire, hai preparato una canzoncina, sì, come dire, leggermente avanti. Avanti, un po' spinta, diciamo così. Beh, spinta su... No, spinta. È una ninna nanna, molto tenera, così, non c'è niente, però, insomma... Ecco, perché il pubblico non conosce Roberto Benigni, cantante. Sì, no, no, mica sono... Chansonnier, come preferisci essere chiamato? Sono... No, non sono così... Non cantautore? Canto. No, niente di questo, sono uno che così di musica mi diverto. Loro ho voluto fare come compongono i nenanne. Ecco, benissimo. Sei pronto? Sì. Allora, signore e signori... Io... No, senza presentazione, però io volevo dire una cosa, mentre ero dietro... Non so se posso farla veramente, anzi io... Quasi... Abbiamo detto Roberto Benigni. Porca miseria, siamo in ballo e quando si è in ballo si balla, no? Sì. Quando si è in canto si canta. No? Sì. Sì, fila il discorso? Certo. Ecco, benissimo. Allora, prendi la chitarra e via. Io non avevo molta voglia di farla davvero, comunque... Perché? Ho un po' paura così. No, non mica perché non c'è niente, però a volte... Così. Dai, paura in televisione, che sarà mai? Se andiamo, Benigni. Se possibile non parla, faccio un'altra cosa. Non so. E che facciamo? Non lo so. Vuoi dire una barzelletta? Non le so, le barzellette. No, no, no. Dai, dai, che io so che tu hai preparato questa canzoncina. Veloce, hai detto io faccio questa canzoncina. Va bene, allora. Benissimo. Senti, a chi la vuoi dedicare? A nessuno. No? No, no, no. Alla mamma? No, no, questa no. Ma no. Sai, siamo in pochi a vedere adesso. No, questa la canzone qui. Potresti anche fare una cosa, un pensiero gentile. No, questa canzone qui preferisco cantarla e basta, senza questa no, non la dedico alla mamma. No? Perché? Che c'è da dire? Un pensiero gentile, no? Senti, si intitola, posso... Sì, certo. L'inno del corpo sciolto. Del corpo sciolto. È una canzone che è la cavalleria, del corpo del carabinieri e cavallo? No, ma che dici, non è cavalleria, è il corpo sciolto così in generale. Ah, il corpo sciolto in generale, vabbè, sì. Non capiamo, sarà un titolo. È una ninna nanna comunque. Una ninna nanna, sì. Benissimo. Allora... Lo sguardo è puro, noi siamo quelli che han cacato di sicuro. Scusa Benigni, scusa Benigni. Benigni, scusa tanto, no, tu hai detto una ninna nanna, no. Bellino, no, ti piace? Beh, sì, senti, di chi è questa canzone? Sono contento. Hai l'alibi culturale, scusa, no? Come? Perché, no, sai che bisogna avere, ecco, perché uno può fare tutto, però basta che c'è un po' l'alibi culturale, no, tu sai, anche i romanzieri. Secondo me si può fare tutto sempre, però questa, ciò non solo, è tratta da Rabelais, uno scrittore del Cinquecento francese, sì. Scrittore francese? Sì. Come Cambron? Come, sì. No, perché, so, no, scusa, è un'associazione di idee. È un... lo scrittore francese. Ah, scrittore francese, Vorrei antica. Andare avanti, che è bellissima. Sì, l'ha fatta Rabelais. È scritta da Rabelais. Pulirsi il culo da gioie infinite, con foglie di zucca, di bietola o di vite. Quindi cacate, perché dimostrato, ci si pulisce il culo per cacato. Scusa, bene. Evviva i cessi, sia benedetti, evviva i bagni, le toilette e i gabinetti. Evviva i campi da concimare, viva la merda che voglia di calore. Benigni! Aspetta, scusa, il verso finale. Scusa Benigni, no, scusa, dici un attimo, sai perché? È di Rabelais, dici di sì per favore. Sì. È di Rabelais, sì. Vabbè. E va avanti che è sempre così la canzone, no, o... questo è l'inizio, poi... meno male, va. Questo, poi le parti, sai, per tranquillizzare. Le parti proibito vengono dopo, come... Come? Questo è l'inizio, il prologo, diciamo, è, no, avevo capito più male. Vabbè. Più lirico. Il bello nostro è che ci si incalza parecchio, ci si calma solo dopo averne fatta un secchio. La voglia regge per una stagione, e con la merda per la rivoluzione. Pieni di merda andremo a lavorare, poi tutto a un tratto si fa quello che ci pare. E a chi ci dice ti fai questo o quello, gli cagando se lo compriamo fino ai cervelli. Benigni!
Benigni, scusa, Benigni. No, scusa un attimo. Sei sicuro che la direbbe lei questa canzone? Sì. No, perché vedo qui ci sono delle contestazioni a... col notaio, no? Non la facevo da tanto, mi sono contento di averla fatta, perché è una ninna nanna che io cantavo. Una ninna nanna antica? Molto. No, perché il notaio sostiene che non è, direbbe lei, ci sono delle contestazioni col signor notaio. Ecco, comunque, Roberto Benigni. È di Rabelais. Ecco, va bene. Allora, se è di Rabelais, noi ci vediamo la prossima settimana e ti ringraziamo per questa... E se non è di Rabelais, guarda. No, se le contestazioni qui del notaio non è di Rabelais, che succede? Roberto Benigni, addio. No, no, guarda, per piacere, tutte le volte mi fai questi scherzi qua dell'addio del... No, no, allora, sto dicendo, fare le canzoni, no, amici poi... come prima, no, ma noi dell'altra domenica piacere, siamo contenti di averti avuto fra noi. No, questa siamo canzone contenti... Arbore, ora non scherzo, te mi hai detto prima, questo è proibito, devi fare delle cose, te l'ho fatta sentire, lo voglio dire. Quindi, no, no, che significa? Te l'ho accennata. No, assolutamente, guarda Benigni, non dire il falso. No. Te l'ho accennata, ma tu lo dici, guarda, perché sei adesso... un bugiardo, perché te l'ho accennata, no, perché detto. Tu prima lanci la pietra e poi ritiri il braccio adesso, non vorrei fare tutti voi che... Io ho chiesto il permesso troppo a sinistra, a dite, no, è stato lui, le riforme... No, io ho chiesto ecco, a poi te, dopo ho chiesto il permesso a te, hai detto Roberto, fa. No, no, guarda io... che se, comunque sei addio, guarda, sono capace di cantarla tutta... No, Benigni, no, no, siamo qui, ecco, no, Roberto, volta. Arrivederci, togliete la linea. Sì, sì, va bene. E questo lino ho del corpo sciolto. Benigni, addio, guarda che sei tremendo, eh. Togliete la linea. Togliete la linea, guarda, la canto tutta un'altra volta. Togliete la linea. La può cantare solo chi caca del corpo. Se mi sorride, la reazione è strana. Perché il caca soprattutto è cosa umana. Benigni, è questo Benigni lino. Benigni, Benigni, addio. Ciao, arrivederci, Benigni. Sei tremendo, sai? Però non mi fai fare prima. Staccate la linea! Staccate la linea, staccate la linea. Staccate. La vuoi dedicare alla tua mamma? Che imbecille. Quello male ho detto no. Pensi, dice, questa canzone la dedico a so, dice, grazie la della dedica. È bella, ma non c'è, a volte fa. Beh, arrivederci. Speriamo bene. Comunque me l'hai detto te di farlo. Sipario. Sipario. Andy, sì, tu non sei molto allegro perché tu sai che cosa ti aspetta. You know what you wait. Dunque, il fatto è questo, che noi in realtà non volevamo proporvi il solito spogliarello maschilista che poi ci avrebbe attirato le ire di tutti, che oltretutto non condividiamo, eccetera. Poi troppo fatto e rifatto, lo fanno tutte le televisioni private, eccetera. E direi la verità, siamo riusciti a convincere Andy a fare una sorta di casareccissimo, come dire, casalingo striptease. Non è molto entusiasta della cosa, perché... dice, però lo abbiamo mandato a una scuola seria, quella di Rosa Fumetto, e io credo che qualche cosa riesca a farlo. Io so che tu non lo vuoi fare, perché giustamente non è edificante, però non può mancare un proibito senza spogliarello. Adesso, anche se tu non mi capisci, cerca di capire almeno l'accoratezza sul mio volto stanco per questa altra domenica una tantum. Allora, sì, now. Allora, ancora, via. Allora, per favore, dalla regia, una musica adatta che... Oh, eccola. Più forte anche, grazie. Vai Andy. Vedi che un certo stile ce l'hai? La scuola è ottima. E l'uomo, malgrado modesto, ha uno stile. Oltretutto lo dico alle gentile signori, signore in ascolto,
Andy non è male. Io spero che anche le femministe una volta tanto saranno contenti. Andy, do your job. Do your job, Andy. C'è la musica che salva tutto. Come vedete è un esemplare umano, piacevole. Andy, vai fino in fondo. Andy, vai fino in fondo. Do your job. No. Andy. Andy, just a little. È troppo poco così. È troppo poco, Andy. Forza, dai, che l'Italia ti guarda. Dai, vedi. Purtroppo. Dai. Lo so. Forse più di tanto non è il caso. Andy, non ci far fare sta figura. Tu stai facendo... You are an artist. Tu sei un artista adesso. Andy, vedi che la musica continua. Poco, poco, va. Vabbè, più di tanto non si può. L'imbarazzo è stato tanto per mio cugino. Non siamo riusciti. Beh, questo non è tanto femminile, cioè non è tanto, ma forse per uno striptease maschile. Va bene, va, fate, ecco, può andare, va. Credo che possa bastare. Non potevamo proporvi di più, onestamente. Andy, sì, vieni qua, vai, hai fatto più del tuo dovere. Sono finalmente arrivata allo stand del male. Vorrei comprarmi l'ultimo numero che in edicola non ho trovato. Ce l'avete o ve l'hanno risequestrato? Ma lei è l'esperto? Sì, intanto compro il... Grazie, 500 è aumentato, no? Allora, il mio esperto di fiducia mi segue da un banchetto all'altro. Io volevo chiedere un parere sul male. Volevo chiedere un parere sul male e magari prima di chiederlo ai ragazzi del male lo chiedo a un esperto, un noto esperto. Secondo me questi ragazzi hanno una cosa di buono, no? In questo paese di bigotti dove tutti sono austeri, pii, hanno il senso dello Stato, loro dando voce a un certo cinismo di massa che c'è, no? C'è nei giovani che si sentono orfani della rivoluzione, che poi sono dei furbi con le ali, e c'è poi anche in parecchia gente della mia età, no? Io che sono un riformista serio, un integrato, no? E trovo piacere, un piacere un po' segreto, un po' come se leggessi Playboy, mi capisci? Leggere, no? Playboy? Sei incensurato o no? Tu? Io sono incensurato. Allora ti posso intervistare. Sì. Allora, tu sei d'accordo con quello che ha detto l'esperto della giornale satirico Il Male? Ma io sono d'accordo, non so quello che lui fa con Playboy. Però sono... No, vabbè, scusa, l'hai detto te. Tu compri Playboy o compri questo qui, la trovi uguale. Stessa funzione. Vabbè, io sei un nuovo adepto nostro, perché a noi ci fa piacere, guarda. Ci fa veramente piacere che tu leggi questo. Tu sapevi di disegnare per gli erotomani della satira? No. Però sono contento, adesso approfondisco, guarda. E farò anche migliori disegni, guarda. Amici ascoltatori, buon pomeriggio. Mi sono sistemato in occasione della celebrazione della fondazione del Foro Italico, in corrispondenza di uno di questi valerosi giovani che si sono prestrati a farsi ritrarre in questa nobile posizione. Il Foro Italico è stato fondato dall'imperatore Nerone, punto, atto. È stato nel secolo avanti Cristo, nel ventennio. Il famigerato ventennio. Questa statua, anzi no, è un maschietto, e qui è sempre stato qua. Ma sì, si dice sempre statua, ma statuo, ecco, questo statuo
questa statua è stato sempre qui, amici ascoltatori. Di conseguenza, oggi abbiamo compiuto questo sopralluogo in occasione della fondazione del... Speriamo che non mi faccia qualche cosa addosso. No, perché io sono preoccupato. Tutto, alto. Questa statua... Ah no, questo statuo è un maschietto e è stato ricavato copiando un modello Nibelungo o vichingo, perché i modelli locali erano piccoli, neri, con i baffi, le ghette, i panciotti, gli occhiali e le pipe. Amici ascoltatori, quindi vichinghi e nibelunghi si sono prestati e hanno fatto da modello per questa estate. Di conseguenza abbiamo spiegato la fondazione del Foro Italico. Oh, amici ascoltatori. Ciuf ciuf? No. Treno? No. Caffè con schiumotto? Dunque, le statue vengono adibite come cessetti. Un attimo. Le statue vengono adibite come cessetti perché sono bianche, amici ascoltatori. Come i cessetti normali. Ecco perché gli uccelletti fanno pupù e pipì sulle statue. E la manutenzione? Eh già, la manutenzione... Vengono raspate via gli escrementi che si vanno a ringrumire tutti là. Non so da chi però. Da chi? Va bene, allora vi informo e poi vi richiamo. Un'altra volta, sì. Waldheim. Che c'entra? Beh. L'altra domenica è questa qua. L'altra domenica è finita questa rassegna, questa antologia di Enrico Salvadori sull'altra domenica, e prendo lo spunto dalla tesi che ha fatto pochi mesi fa una ragazza di 20 anni, Matilde Pieraccini, dell'Università di Bologna. Conclude proprio la sua tesi sull'altra domenica, pensa tu, come programma rivoluzionario, dicendo che praticamente con l'altra domenica è stata inventata la TV d'autore, e perché in realtà io non ci avevo fatto caso e non ne avevo parlato nel corso di questa giornata, ma in realtà è nata così la TV d'autore, in questo caso l'autore ero io, insomma, con Ugo Porcelli, e la TV d'autore che poi ho fatto con altri programmi televisivi, sempre riconoscendo che quel programma è stato fatto da sottoscritto Renzo Arbore da Foggia. E quindi mi piace chiudere questo ricordo con l'appendice della signorina Matilde Pieraccini, che dopo tanti anni si è ricordata di questo programma importantissimo, l'altra domenica, al quale sono sentimentalmente legato moltissimo, perché è veramente stato il programma veramente nuovo della televisione italiana, dalla quale poi sono nate tutte le altre mie invenzioni, se qualcuno se le ricorda. Grazie, auguri.